gentili spettatori di Vergato News 24, siamo qui a parlare con il candidato scelto dal comitato locale del Partito Democratico, scelto come sapete all'unanimità, e che si presenterà alle prossime elezioni amministrative qui a Vergato per tentare di condurre il comune sulla scia di coloro che dello stesso partito che hanno preceduto l'amministrazione qui a Vergato. Scambieremo alcune parole, faremo alcune domande, come abbiamo fatto con altri candidati, poiché l'importante, come vi dicevo già altre volte, di dare un'informazione a tutti i cittadini sui candidati, sulle liste, sui programmi, in modo tale che i cittadini possano tranquillamente scegliere con cognizione di causa il candidato che preferiscono. Come dicevo, qui abbiamo Massimo Gnudi, che 60 anni a dicembre, che appunto è stato, come dicevo, nominato e che in sintesi presenterà quello che è il programma elettorale che presenterà ai cittadini di Vergato. È così? Sì, io vorrei partire, se mi consentite un attimo, da una qualche nota autobiografica, nel senso che volevo dirvi che io sono residente a Sasso Marconi, abito in questa valle ormai da diversi anni, e tuttavia il mio rapporto con questo territorio è un rapporto che parte da lontano, insomma. Ripenso a quando venivo qui da ragazzo alla Fonte di Cereglio o a visitare la Rocchetta Mattei, a quando, appena diplomato dall'Istituto Tecnico Aldini Valeriani, ricevetti una lettera per un colloquio, per una probabile assunzione da parte dell'Arco Tronix. Penso alla partecipazione alle marce per la pace di Marzabotto e in particolare negli ultimi 10 anni, con la mia attività di consigliere provinciale, mi sono interessato di una serie di problemi più direttamente espressione di questo territorio, dai problemi della ferrovia porrettana alla crisi dell'Arcotronix, ai problemi del nodo di Casalecchio, del casello autostradale di Borgo Nuovo e a una serie di progetti che sono stati coordinati dalla provincia sulle politiche per la montagna. Ecco, bene, diciamo qui abbiamo già una presentazione generale dei problemi che il candidato Gnudi affronterà. Io volevo ritornare leggermente per chiarire meglio la situazione su un fatto che è un po' prodromico al programma, e cioè al fatto che la lista di coalizione che lei presiederà sarà formata da quali elementi nella lista? Sono un po' rappresentati tutte le varie anime del PD e anche anime civiche, in modo che la scelta sia ampia, oppure la scelta è qualcosa di diverso? No, la lista che presenteremo è una lista rappresentativa delle forze politiche che sostengono il centro-sinistra Uniti per Vergato, in modo particolare. Naturalmente sono presenti una serie di esponenti autorevoli del Partito Democratico e sono presenti esponenti delle altre forze politiche, in modo particolare del Partito Socialista Italiano e del PDC, oltre che di Sinistra Ecologia e Libertà, che appunto fa parte della coalizione. Insieme a queste presenze ci sarà una forte presenza di persone che non sono iscritte a nessuna forza politica, di persone quindi che hanno una forte caratterizzazione civica, che sono espressione di culture e di sensibilità diverse tra loro, che si riconoscono però intorno ad alcuni valori, valori della solidarietà, i valori dell'equità sociale, i valori di una salvaguardia dei beni comuni, e da questi valori appunto discendono le proposte concrete per Vergato.
Bene, quindi una coalizione, una compagine di persone in lista non specificatamente dichiarate di partito o di appartenenza ideologica, ma allargate anche, come diceva, alla società civile, diciamo, a chi, pur non essendo particolarmente impegnato nel partito, ha però a cuore determinati problemi che collimano, diciamo, con i vostri. Assolutamente sì, direi che se si guarda anche da un punto di vista quantitativo, questa lista avrà una presenza di queste persone che molto probabilmente sarà addirittura maggioritaria rispetto all'insieme dei componenti della lista. Molto bene. A questo punto io volevo chiedere a Gnudi, a Massimo Gnudi, volevo fare una domanda, diciamo, relativa un po' all'amministrazione che è stata trascorsa. Lei intende, diciamo, collocarsi in una posizione di perpetuazione della politica amministrativa che è stata fatta, di continuità della politica amministrativa che è stata fatta, oppure vede la necessità di un cambiamento, di una proposta diversa che possa incontrare di più, diciamo, la soluzione dei problemi di Vergato? Ma indubbiamente ci sono molti aspetti che sono riconducibili ai risultati che sono stati ottenuti dalle scorse amministrazioni, anche da quest'ultima amministrazione. Penso in modo particolare ad una serie di servizi importanti che spesso hanno un carattere sovracomunale, che sono presenti all'interno di Vergato. E questo è sicuramente uno dei punti di forza che caratterizza questa realtà. Naturalmente pensiamo anche alla necessità e alla opportunità di introdurre un cambiamento rispetto a una serie di contenuti che stiamo costruendo in un rapporto di dialogo con la popolazione di Vergato, e anche le scelte che abbiamo compiuto rispetto alla composizione della lista credo stiano a significare appunto questa volontà di cambiamento, che naturalmente fa leva e può appoggiare su basi solide che sono state ottenute anche con l'azione delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Bene Gnudi, io volevo, forse l'ultima domanda, visto il tempo che abbiamo, volevo appunto ipoteticamente sapere dal candidato Gnudi che domani, che eventualmente, diciamo, occuperà la poltrona di sindaco di Vergato, nei suoi primi 100 giorni di governo, che cosa propone, che cosa farebbe per Vergato? Dunque, intanto i primi 100 giorni saranno caratterizzati da alcuni adempimenti molto importanti. Penso che ci troveremo di fronte alla scelta dell'approvazione del bilancio, ci troveremo di fronte in modo particolare al percorso di raccolta delle osservazioni per quello che riguarda il PSC, quindi, diciamo, uno strumento che delinea lo sviluppo di Vergato per i prossimi 20 anni. Quindi, diciamo, i primi tempi della nostra attività amministrativa sarebbero, uso questo condizionale, interessati indubbiamente innanzitutto da questi atti. Poi, più in generale, ci sarà un impegno da parte nostra volto a svolgere un ruolo, una funzione nell'ambito dell'Unione dell'Appennino, e anche ad essere partecipi del percorso di costruzione dello statuto della nuova città metropolitana. L'idea sostanzialmente che abbiamo è appunto quella di non isolarci, ma di essere parte di un territorio, di un sistema anche di carattere istituzionale, nel quale Vergato può fare la sua parte e può dare un contributo importante. Bene, quindi collocare Vergato in una posizione che già naturalmente ha, strategica, centrale dell'Appennino, e quindi collocarlo, per quello che gli compete, in una politica amministrativa di area vasta. Bene, ringraziamo Massimo Gnudi che ha collaborato con Vergato News 24, la sua disponibilità è stata notevole, gli facciamo gli auguri per una buona riuscita. Naturalmente la competizione sarà dura, sarà
dibattuta, ma nella speranza che chiunque vinca però riesca a portare Vergato a quei fasti che si merita e che negli ultimi tempi sono rimasti un pochettino in ombra. Bene, io la ringrazio naturalmente. Dico solo questo, che impegnerò naturalmente tutte le mie forze e le mie energie insieme a quelle della lista per fare conoscere appunto le nostre proposte, le nostre idee per Vergato. Questo sarà il nostro impegno principale, insomma, riparandoci, mettendoci un po' al riparo almeno dalle polemiche che non credo rappresentino un grande contributo. Lavoreremo soprattutto per fare conoscere quindi un programma che tra l'altro abbiamo costruito attraverso l'ascolto e il dialogo con una parte importante dei cittadini e dei cittadini di Vergato e con anche una serie di organizzazioni rappresentative di questa comunità. Bene, un saluto a tutti da Vergato News 24 e arrivederci, a presto.